Le aziende con delle relazioni molto strette con la propria clientela ottengono fondamentalmente un vantaggio significativo in termini di fedeltà della clientela stessa e di conseguenza di un acquisto ripetuto di un prodotto o di un servizio. Ma direte voi, soprattutto il puntualizzatore, questa cosa potrebbe procurare nel lungo termine uno svantaggio competitivo, soprattutto in termini di innovazione, perché il prodotto stesso potrebbe fondamentalmente essere molto simile alle versioni precedenti. Quindi è fondamentale per le aziende cercare una nicchia adiacente di consumatori che sostanzialmente hanno il desiderio e l'interesse ad acquistare prodotti più innovativi. E questa cosa ASICS, con il lancio delle Nimbus 24, l'ha capita, forse con un pizzico di ritardo. Non è così facile, perché questa scarpa è molto diversa rispetto ai modelli precedenti, al punto tale che secondo noi è davvero l'innovazione del 2022. Ma per capirlo partiamo come al solito dalle specifiche, confrontandola con le Nimbus 23. Stiamo parlando di una scarpa di 290 grammi con una tomaia che in questo caso è diventata in knit, ha uno spazio abbastanza importante nell'avampiede, soprattutto grazie allo stretching offerto dal knit stesso. È invece cambiata in maniera significativa l'intersuola, che è in Flight Foam Blast Plus, che rispetto al modello precedente in Flight Foam è sostanzialmente più morbida, è sostanzialmente più reattiva, lasciatemi passare il termine, e anche grazie ai 20 grammi di differenza rispetto al modello precedente vi consentirà di correre a tutti i ritmi. E sicuramente, ritornando a quello che era l'origine della scarpa, ossia Nimbus, che in latino significa nuvola. Oggi la recensione completa di questo modello sarà fatta da Andrea, che dal campo di Garbagnate ci ha raccontato: questa scarpa l'abbiamo da più di un mese, pregi e difetti della scarpa stessa. Sappiate comunque che nell'analisi che farà Andrea di questa scarpa lui è abbastanza binario, perché comunque non sono cambiati sostanzialmente molte delle caratteristiche della scarpa stessa. La scarpa ha sempre un drop 10, 36 mm nel tallone, 26 mm nell'avampiede, anche se sappiamo che la misurazione di Kobe è relativamente diversa rispetto a quella che vi ho indicato. Dal punto di vista del battistrada, il battistrada è molto simile, il gel sul tallone è presente quasi esattamente come nella versione precedente. L'unica cosa che è cambiata sul battistrada è che l'inserto True Stick, che prima era presente sul battistrada stesso, ora è stato spostato leggermente più in alto. Dal punto di vista del comportamento nella corsa, credo che fondamentalmente l'aspetto più rilevante sia la morbidezza del modello successivo e al tempo stesso il peso di 20 grammi inferiore, che consente di fatto di correre più velocemente. Ai podisti amatori che amano e sono fedeli al marchio ASICS posso dire che comunque questa scarpa è sicuramente migliore, ma ASICS non ha tradito l'essenza del marchio stesso. Agli altri podisti, quelli che si avvicinano alla casa giapponese, suggerisco di provare questo modello, perché davvero è qualcosa di unico sul mercato. Abbiamo raggiunto finalmente le 2 milioni di visualizzazioni. Voi nel frattempo stay strong, keep running, e se potete iscrivetevi al canale. Finalmente ASICS ha risolto il paradosso. Io, che sono conservativo, come al solito vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, non so se sei sorpreso, siamo arrivati a 2 milioni di views e questo video è fatto in ProRes, secondo video in ProRes, e parliamo di una scarpa, le Nimbus 24, che abbiamo testato da oramai più di un mese. Cosa ne pensi di questa scarpa? Sai che i miei ragazzi a scuola dicono che i video, che facciamo i video in 4K ed è tanta roba. Non mi sa che non tanti li fanno e li apprezzano. Se l'ho usata praticamente tutti i giorni, è cambiatissima rispetto alla 23, non ci assomiglia più, non ci azzecca più nulla. Scarpa praticamente migliorata in tutto, secondo me, a partire dal peso e dalla corsa in sé. Dopo magari te la spiego meglio questa fase qua. Secondo te, Andrea, chi è adatta a questa scarpa? Io ormai peso più di 65 kg in sti periodi qua, quindi non lo so, però ti dico che non l'ho trovata pesante, l'ho trovata anzi molto, molto riposante, molto comoda, e avendoci tolto un bel po' di peso, secondo me la scarpa è diventata fruibile tanto da tutti, perché con le vecchie Nimbus, se ti ricordi, ti dicevo che erano un pochino pesanti e la corsa di avampiede era meno facilitata. Invece questa è diventata, per virgolette, più classica come scarpa,
è diventata più leggera e si può utilizzare praticamente a qualsiasi ritmo e con qualsiasi peso, perché comunque è rimasta la scarpa più pesante di casa ASICS e quindi più protettiva, ma al tempo stesso è diventata più veloce e più leggera. Secondo te, Andrea, fino a che peso del podista amatore la consiglieresti? Secondo me si riesce ad usare tranquillamente sia sugli 80 kg sia sui 60 kg, quindi, ma volendo anche 85 kg. Più che altro non ci sono scarpe più protettive in casa ASICS, ma poche altre in giro, quindi se devo prendere una scarpa protettiva per iniziare a correre, per perdere peso, questa qua va benissimo, ma ti ripeto, essendo così leggere, va benissimo anche su un atleta da 60 kg. E secondo te per quali distanze le utilizzeresti e la consideri una scarpa all around? È una scarpa da tutte le distanze, quindi dal lento, quello più corto, da 10 km fino al lungo maratona tranquillamente. Lungo maratona perché comunque non è, ripeto, si è alleggerita e quindi è una scarpa che riesce a portare per più tempo. È una scarpa all around, dipende. Se sei un atleta dove il range di corsa, di ritmi è da 4.30 a 5.30, secondo me assolutamente sì, perché ci puoi correre tranquillamente. Sia le corse lente dove cerchi più protezione, invece sia per le corse più svelte dove cerchi un pochino di velocità perché sono comunque leggere e reattive. Per un atleta secondo me più veloce sono un'ottima scarpa da lento da usare tutti i giorni, ma non sui lavori, perché comunque non è una scarpa così veloce da andare sotto i 4 al chilometro con agilità, diciamo. Sì, in effetti perché ritmi la suggerisci? Dai 4 e 10, adesso non facciamo i talebani, fino ai 6 al chilometro si può utilizzare, quindi ha un vasto range di utilizzo dato proprio dalla leggerezza che gli hanno dato con quest'ultima versione. Invece a livello di tomaia, come hai visto il knit di ASICS e soprattutto la linguetta che è cambiata completamente, alcuni ci hanno detto in meglio, altri ci hanno detto in peggio, cosa ne pensi? La linguetta è un po' una roba a gusti, diciamo che mi piace molto e non dà problemi in allacciatura, la tiri, poi la sistemi come hai voglia. In sé, vabbè, guarda, la scarpa è davvero figa, cioè la tomaia è splendida, anche lei è stata alleggerita e sul tallone invece è stata incicciosita ed è stracomoda, usala sempre comunque senza aver troppi pesi. Sata, stesso numero o mezzo numero in meno, ci hanno detto, avevi detto un mese fa, in realtà due giorni fa, che la scarpa era più lunga, cosa ne pensi? Ma la scarpa è più lunga, ma direi di prendere assolutamente lo stesso numero, non ho avuto problemi, quindi direi stesso numero senza problemi assolutamente. Cioè, a livello di stabilità, cosa ne pensi? La suggerisci anche per coloro i quali fossero leggermente iperpronatori? Ah, la scarpa è molto stabile, anche se ha il knit. Quella lì era un po' come la storia del wall, come secondo me il knit di solito porta instabilità, invece in questo caso devo dire assolutamente no, anche perché è knit, perché non ci sono cuciture, però è una bella tomaia rinforzata e poi credo che davvero questo pezzo di plastica che avevamo detto è quello che porta la stabilità, quindi assolutamente sì, un iperpronatore, soprattutto se è leggero, quindi se prona leggermente o prona abbastanza, ma è un atleta leggero lui, direi che sono adattissime. A livello di tallone, come l'hai sentita? Tallone perfetto, si vede qua che c'è un sacco di ciccia in più che rende il tutto più morbido e poi guarda, c'è la conchigliona, è bella tosta, ma non dà problemi al tenere l'Achille. La domanda da 100 milioni di dollari è invece: qual è la tua sensazione di questa nuova intersuola Fly Foam Blast Plus rispetto al Fly Foam normale, cosa ne pensi? Intanto credo che non ripeterò il nome della schiuma perché è abbastanza difficile da dire se non è FF Blast più. No, beh, hanno creato una schiuma che comunque ammortizza ed è molto leggera. Poi sai che cosa? Che qua c'è anche il gel che ammortizza ancora di più.
Se mi stai chiedendo della reattività della scarpa, bisognerebbe provarla su una scarpa da gara. Non so se è stata la leggerezza della scarpa o questo FF Blast Plus che la rende anche abbastanza veloce, o magari l'insieme delle due cose. La domanda sull'intersuola me la dovrei fare su un'altra scarpa da gara. Comunque la reputi una intersuola morbida? Sì, no, guarda, per quello super. Poi credo che è morbida e protettiva, tant'è che sono riuscito a togliere il gel che vabbè c'era sopra da una vita e secondo me andava un po' limitato, e qua l'hanno fatto. Già se ti ricordi con le Nova Blast avevamo parlato di un'intersuola clamorosa, qua alla fine sono riuscito a creare una scarpa da lento, leggera e relativamente veloce. Invece il battistrada al riscaldamento al lago di Varese o la mezza di Treviglio, come l'hai visto? Guarda, battistrada super. Adesso non mi ricordo, sono già arrivato sui 200 km, si è rovinato davvero pochissimo, cioè usura normale. Stranamente mi si è consumato non sul tallone esterno, ma quasi più avanti, sull'esterno, ma quasi mezzo piede, che è una roba che capita quasi mai, non ho capito se magari lì è un pochino più alta o è proprio il modo diverso di correre. Se guardi comunque è anche abbastanza rovinata sull'esterno. Supinazione di solito non mi capitava, magari ho cambiato io un po' il modo di correre, e questa scarpa che mi porta a correre così. Secondo te qual è la durata di questa scarpa? La scarpa è nuova, mescola nuova, però quindi rischiamo di buttare, di dire una roba che non è vera, però secondo me sugli 800 km tranquillamente ci arriva. Sicuramente se devo tirare un po' di più una scarpa sopra gli 800 km potrebbe essere una di queste qua. Comunque c'è abbastanza ciccia e non mi sembra che sia una mescola che si degradi velocemente, quindi gli 800 km sicuramente li raggiunge. Poi c'è sempre lì, dipende un po' dal peso, pesi 150 kg, dura magari 200 km. Secondo te, Andrea, quali sono i pregi e difetti di questa Nimbus 24? Mi sono trovato davvero bene, primo perché hanno cambiato l'intersuola, quindi come pregio la morbidezza e leggerezza, che poi tante volte è fondamentale, avere una scarpa pesante ti rompi le scatole di correrci. Mi è piaciuta tanta la tua maglia nuova e il tallone morbido. Se devo trovare proprio un difetto, che poi vabbè io non mi sono trovato neanche così troppo male, è la linguetta. È talmente, mi piace così tanto il colore, che una linguetta dello stesso colore in tessuto sarebbe stata più bella. E poi secondo me chi ha il collo alto rischia che stringendola troppo gli possa portare un po' di infiammazione. Per il resto secondo me hanno fatto, dopo anni della solita scarpa, hanno fatto un salto che poteva essere nel vuoto, invece secondo me hanno cambiato la scarpa praticamente in tutto, ma in meglio, perché ti ripeto, intersuola migliore, vabbè battistrada era sempre buono, però anche la tomaia secondo me è cambiata nettamente in meglio. Invece Andrea, ultima domanda, me la presterai, me l'hai già prestata una volta qualche settimana fa, me la presterai per fare un reel sul mio Instagram, oppure forse non ne vale la pena? Guarda, se mi dici così non te la do, ma solo perché non mi piacciono i reel su Instagram, anche se mi toccherà farne qualcuno anche a me, mi devo vendere. Ah no, non è vero, te l'avevo portata apposta per lasciartele, sì dai, te le lascio. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, siamo arrivati a 2 milioni di visualizzazioni, questo è solo l'inizio, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e siamo contenti di aver fatto un buon lavoro e 2 milioni di view, adesso vediamo quando arriviamo a 3. Ciao! Ciao!